vagabondo cammina attraverso un deserto, sotto il sole cocente come mai prima d'ora. Lo puoi vedere da lontano grazie ai suoi vestiti lucenti. La sua lunga felpa con cappuccio è ricoperta di stagnola. Riflette la luce del sole e lo protegge dal calore. Il terreno è così caldo che le suole delle scarpe si sciolgono. Ecco perché gli stivali del vagabondo sono ricoperti di materiale resistente al calore. Un cielo senza nuvole, il terreno arido e molto calore. Ma il viandante non è nel deserto, sta camminando sul fondo dell'oceano. Non sa perché sia successo, ma tutti gli oceani sulla Terra si sono prosciugati. È successo quasi istantaneamente e persino le menti più grandi non sanno perché. Il vagabondo sa solo una cosa. Quando è successo, la sua famiglia era dall'altra parte dell'oceano. Ormai sono diversi mesi che sta viaggiando attraverso quest'area senza vita e non si fermerà finché non avrà trovato la sua famiglia. Il paesaggio intorno è spettacolare. Le persone hanno finalmente scoperto i segreti delle profondità oceaniche. Il fondale è costituito da enormi catene montuose e vulcani. Da quando l'acqua è scomparsa, i vulcani sono dormienti. Inoltre ci sono enormi fosse che portano alle profondità inesplorate del pianeta. Le persone hanno dovuto costruire ponti per superare queste enormi crepe. Ma la maggior parte del fondale oceanico è costituito da una pianura arida, senza confini, senza vita e senza pietà. Il vagabondo sta attraversando un enorme canyon. Una volta brulicava di vita marina. L'uomo si mette una maschera antigas, ma non per proteggersi da una tempesta di sabbia. Molti pesci e altri abitanti marini vivevano in questi canyon e ora tutto ciò che resta è un odore nauseante. Il vagabondo passa accanto a enormi scheletri di balene. Tra loro nota delle vecchie tende. Qui le persone si nascondono dal caldo perché la temperatura è molto più alta che nel deserto del Sahara. Una delle funzioni principali dell'oceano era quella di distribuire il calore in tutto il pianeta. Il sole emette calore e radiazioni e l'oceano assorbiva questa energia. Le correnti calde portavano questo calore in tutto il mondo. L'acqua si riscaldava all'equatore, poi evaporava e si trasformava in nuvole. Quando l'aria calda si innalzava, attirava l'aria più fredda dal basso. Ciò permetteva di distribuire uniformemente l'energia. In parole semplici, l'oceano raffreddava i luoghi caldi e portava calore a quelli freddi. Ora tutto questo non c'è più. Ogni giorno il sole brucia all'equatore e prosciuga il resto del pianeta. Il vagabondo non si avvicina alle persone accampate. Con sé ha un tesoro prezioso e non vuole che la gente se ne accorga. Gli abitanti della Terra faticano a sopravvivere e molti hanno dimenticato cosa sia la moralità. Fortunatamente, però, il vagabondo ha un ricordo ancora vivido. Il ricordo della sua famiglia lo aiuta a rimanere con i piedi per terra. A volte, però, questo gli complica la vita. Come adesso, per esempio. In lontananza vede una ragazza. Non sta affatto bene. Non c'è nessuno in giro e il vagabondo decide di aiutarla. Dal suo zaino tira fuori una cosa che vale più di tutto l'oro del pianeta. Una bottiglia d'acqua. La ragazza beve qualche sorso, ma invece di ringraziarlo inizia a urlare. È una trappola. I suoi complici appaiono da ogni lato. Saccheggiatori. Gli prenderanno tutto. Il vagabondo scappa. Non mangia da diversi giorni, non ha molta energia e non potrà andare lontano. I predoni si avvicinano. Il vagabondo getta la bottiglia. I suoi inseguitori si precipitano a prendere l'acqua. Si dimenticano dell'uomo e litigano per la bottiglia. Le sue possibilità di sopravvivenza sono notevolmente diminuite. Quell'acqua gli sarebbe durata diversi giorni e ha anche perso molti liquidi a causa della fuga. All'inizio di tutto questo non c'era alcuna preoccupazione per la mancanza d'acqua. L'oceano si era prosciugato, ma tanto l'acqua era salata. Le persone potevano ancora sfruttare il mare, i laghi e i fiumi. Ma il problema era che l'oceano li alimentava. Quando l'acqua dell'oceano evaporava, si formavano delle nuvole e queste nuvole cariche di pioggia si spostavano in tutto il mondo, riversandosi in fiumi e laghi. Ora queste nuvole non ci sono più e il sole ha iniziato a surriscaldare la terra. I laghi e i mari si sono prosciugati rapidamente e in modo allarmante. Solo a questo punto la gente è andata nel panico. Il sole sta tramontando. La notte si avvicina. Non fa più così caldo. Il vagabondo esausto continua a camminare. In lontananza nota qualcosa che lo fa fermare. Tira fuori una pala e inizia a scavare. Non c'è alcun tipo di riparo, solo desolazione. Il vagabondo accelera, altrimenti rischia di non fare in tempo. La fossa è finalmente pronta. L'uomo ci salta dentro e si copre la testa con un mantello. Pochi secondi dopo, una forte tempesta di cenere attraversa la pianura. La polvere può penetrare attraverso i vestiti ed entrare nei polmoni.
Il vento è così forte che potrebbe buttare a terra chiunque. Quando gli oceani si sono prosciugati, il sole ha cominciato a bruciare la superficie del pianeta. Ciò ha portato a enormi incendi boschivi. Le fiamme hanno distrutto quasi tutti gli alberi e questo ha causato la formazione di enormi nubi di anidride carbonica e cenere. Spinte dal vento, hanno viaggiato per tutto il mondo e avvelenato tutto. Il vagabondo rimane rannicchiato nella fossa, mentre una terribile tempesta gli passa sopra. Pensa alla sua famiglia e lentamente si addormenta. Il freddo lo risveglia. L'aria gelida lo sta congelando fino alle ossa. Adesso è notte. Il vagabondo esce dalla fossa e vede il cielo ricoperto di stelle. Quando l'acqua si è prosciugata, quasi tutte le nuvole sono scomparse. Le fabbriche hanno smesso di funzionare e le auto non hanno emesso più anidride carbonica. Grazie a tutto questo, nel cielo si vedono le comete e le stelle più lontane. Il vagabondo le ha viste mille volte, ma non si è ancora abituato a questa immagine mozzafiato. È come guardare il cielo attraverso un telescopio. Una gelida folata di vento riporta il vagabondo alla realtà. Non sopravviverà alla notte se non trova un posto più caldo dove rifugiarsi. Prima, grazie all'energia dell'oceano, le notti erano più calde. Ora, non appena il sole tramonta, le temperature scendono drasticamente. Per stare al caldo, il vagabondo ha bisogno di muoversi. Inizia a camminare più velocemente. Dopo poco, vede delle luci in lontananza. Probabilmente sono altri saccheggiatori. Il vagabondo si addentra nella valle. Le stelle e la luna illuminano il suo cammino. Sfortunatamente, però, è molto stanco. Tira fuori dalla tasca una barretta proteica, ma ha bisogno di accompagnarla con dell'acqua. Per digerirla, il corpo ha bisogno di liquidi e se il vagabondo mangia, avrà solo più sete. Non riesce più a camminare e cade a terra. Si controlla le tasche e trova un cubetto accendifuoco. Lo accende con un fiammifero. Una minuscola fiamma lo protegge dal freddo. Per distrarsi dalla sete, il vagabondo tira fuori un vecchio lettore MP3. Lo ha ricaricato durante il giorno grazie ai pannelli solari sul suo zaino. L'uomo si mette le cuffiette. La musica classica lo tranquillizza. Giace a terra accanto al cubetto in fiamme. Ha bisogno di recuperare le forze per continuare il viaggio. È mattina. Tra un'ora il sole ricomincerà a bruciare. Deve assolutamente trovare dell'acqua prima che sia troppo tardi. Il vagabondo ispeziona il territorio e nota un punto in cui il terreno è più scuro. Nella sua vita precedente, il vagabondo faceva il geometra. Fa qualche passo e tocca il terreno. Che bello! C'è una sorgente sotterranea e comincia a scavare. Il terreno si bagna e l'acqua inizia a fuoriuscire. Il vagabondo riempie le sue bottiglie vuote. Sembra che ci sia ancora speranza. Ogni giorno che passa, respirare diventa più difficile. In passato, il fitoplancton e le alghe producevano fino al 70% di tutto l'ossigeno del pianeta, ma non più. Sono passati diversi giorni. Il vagabondo rimane di nuovo senza acqua e cibo. Fortunatamente non per molto. Sta camminando tra enormi navi affondate. Vede delle portaerei, navi di linea e persino dei vecchi velieri. In lontananza vede anche delle enormi montagne. Le cime di queste montagne sono quelle che un tempo venivano chiamate rive. Sta per uscire dall'oceano. I pensieri sul ricongiungimento con la sua famiglia gli danno più forza. L'uomo raggiunge la cima e si ritrova nel bel mezzo di una città in rovina. È vuota. Dove sono tutte le persone? Dov'è la mia famiglia? Si chiede il vagabondo. L'uomo cammina per le strade abbandonate e incontra un anziano. Gli dice che quasi tutte le persone che vivevano lì hanno lasciato la città e si sono dirette verso l'Antartide. Il vagabondo ha un nuovo obiettivo. Vuole arrivare in Antartide a qualsiasi costo. Troverà la sua famiglia.